Le notizie del TG Ora. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, nell'ambito di indagini coordinate dalla locale direzione distrettuale antimafia, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP partenopeo a carico di 9 soggetti ritenuti vicini a vario titolo a 2 consorterie camorristiche, una facente capo al clan Mallardo e operante nella zona costiera di Giugliano in Campania e l'altra facente capo al clan De Rosa, operante sul territorio di Qualiano. Gli indagati, attraverso l'uso delle armi con l'intimidazione derivante dall'appartenenza alla criminalità organizzata, erano dediti a estorsioni sia tentate che consumate ai danni di ditte edili, pescherie e alberghi. Le indagini dei militari della compagnia di Giugliano in Campania avevano avuto inizio dopo la denuncia del dirigente di una ditta distributrice di pasti ad alcuni plessi scolastici nella zona di Varcaturo e Lago Patria. Alcuni addetti alle consegne erano stati avvicinati da soggetti che con minacce esplicite avevano loro intimato di mettersi a posto, che altrimenti avrebbero incendiato i furgoni. Numerosi microtelefoni cellulari e centinaia di dosi di hashish nei pacchi di Natale per i detenuti. A scoprirli nel carcere di Bellizzi Irpino, in provincia di Avellino, sono stati i cani antidroga della polizia penitenziaria che hanno fiutato la posta fatta recapitare ai carcerati. Migliaia le scatole passate al setaccio durante l'operazione coordinata dal commissario Attilio Napolitano. La sinergia del personale di polizia del reparto di Avellino e del personale specializzato dell'antidroga, ha commentato Ciro Auricchio, segretario USPP, ha assestato un duro colpo ai tentativi di spaccio all'interno della prigione, oltre che impedire l'ingresso di telefoni atti ad avere comunicazioni fraudolente tra i ristretti e la criminalità organizzata. Si è schiantato contro il muro di un bar con il suo tir ed è morto. L'uomo, 55 anni, di Chiusano San Domenico, ieri sera poco prima delle 22 percorreva la statale 371 nel tratto che attraversa il centro di Prato la Serra in Irpinia, ha perso il controllo del pesante mezzo. L'auto articolato dopo il lungo rettilineo è andato a schiantarsi contro il bar centrale. A quell'ora il locale era ancora affollato, gli astanti presi dal panico sono riusciti a mettersi in salvo evitando di essere travolti dal tir. De Marco è morto all'istante. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo dal mezzo e mettere in sicurezza l'edificio danneggiato dall'impatto. Non si esclude che all'origine dell'incidente ci possa essere stato un malore che ha colto l'autotrasportatore. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Un ragazzino di 14 anni è morto cadendo dalla finestra di casa dopo un volo di circa 9 metri. Il fatto è quanto è accaduto intorno all'una di questa mattina ad Acquara, piccolo comune del Salernitano. Il padre imprenditore, molto conosciuto in zona, ha scoperto stamani il corpo ormai senza vita dell'adolescente. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione eseguiti dai sanitari del 118, dato che il ragazzo era morto sul colpo. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Agropoli, ai quali la Procura di Salerno ha chiesto di eseguire tutti i necessari accertamenti. Indagini e rilievi, insieme al referto del medico legale dopo l'autopsia, accerteranno se si sia trattato di un suicidio oppure di un incidente. Ha rubato energia elettrica per il suo negozio. Arrestato per furto aggravato e continuato di energia elettrica il titolare di un esercizio commerciale di prodotti agroalimentari a Poggio Marino, nel Napoletano, tra l'altro anche sanzionato per gravi violazioni alla normativa fiscale. I finanzieri del gruppo di Torre Annunziata hanno accertato, anche grazie alla consulenza fornita dai tecnici specializzati, che la sua manomissione del contatore Enel aveva consentito un furto di oltre 50.000 euro. Bene, con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora.